Quest'anno sarà veramente, diciamo, il primo vero nuovo anno di iscrizione alla scuola perché riprendono in toto tutte le attività e gli obiettivi della scuola, che da tantissimi anni ormai lo sapete, ma ancora di più da quest'anno, proprio per questi anni passati in clausura, le attività di socializzazione della musica, che è nell'obiettivo primario della scuola. Questo significa che sono state implementate sia nelle iscrizioni per delle lezioni di gruppo e collettive, sia anche per la formazione di socializzazione attraverso la musica tra le varie classi di strumento. Quindi la possibilità di unirsi e di scoprire anche gli altri strumenti oltre al proprio e la relazione che ne può nascere. Questo perché l'obiettivo finale è portare poi una realtà pluricentenaria di socializzazione della musica, quale è la filarmonica, all'interno della scuola e la scuola all'interno di questa esperienza, cioè, storica della socializzazione della musica. Infatti ci saranno poi a questo proposito delle uscite sia per la scuola sia per la filarmonica, dove i nuovi allievi con i loro strumenti incontreranno la socializzazione nata all'interno della filarmonica, e la filarmonica andrà a portare la propria esperienza di socializzazione della musica all'interno della scuola, che potranno essere appunto i saggi canonici della scuola, ma come altre uscite, come l'altro anno ci sono state delle lezioni concerto alle Fornaci, mentre la filarmonica ha tutte le sue attività di uscite canoniche, più altre che ne avrà, e troverete gli allievi della scuola a suonare insieme alla filarmonica. Ci tengo in particolare a precisare questo rapporto dell'esperienza sociale della musica, perché siamo sempre un po' troppo legati al concetto che la musica sia il bello. Il bello è una conseguenza di una buona relazione. Quindi nascono le relazioni, nascono la comprensione di come si è dentro una relazione, delle proprie emozioni. E poi si decide se questo è bello o no, perché copiare il bello da altre epoche non ci rende utili ad essere immagine di altro, bisogna essere contemporanei della propria epoca. E questa è la musica: stare accanto a un pianoforte, una chitarra, a un corno, a un clarinetto, insieme agli altri, lo spiega senza troppe parole come sto facendo.